Sono molto felice di essere qui oggi con una visitatrice d'eccezione che è Maria Giuseppina Di Monte, studiosa di storia dell'arte, direttrice del Museo Andersen a Roma ed esperta di case museo. Siamo qui proprio per parlare di questo aspetto. Abbiamo detto più volte che la Galleria Borghese ancora oggi ci racconta la storia di un collezionista e di varie generazioni di collezionisti e nello stesso tempo anche degli artisti che qui dentro si sono avvicendati. E da Maria Giuseppina Di Monte vorremmo soprattutto sapere invece che cos'è una casa museo di un artista, dove un artista piuttosto che un collezionista ha costruito la sua storia e ha lasciato queste tracce così ancora leggibili, interpretabili della sua attività e del suo gusto. Ringrazio Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, per questo invito. Non ci potrebbe essere una cornice più preziosa e più prestigiosa di quella della Galleria Borghese per parlare di case museo. Il termine casa museo è in effetti molto ampio, potrebbe essere dilatato fino a ricomprendere tipologie che normalmente non riteniamo essere congruenti con questa idea della casa museo, quindi anche le regge, le case patrizie, appunto le dimore nobiliari, ma perfino appunto la hut di Heidegger, la capanna in cui scrisse Essere e Tempo. Ecco, perfino la capanna potrebbe essere annoverata fra le case museo. È un termine quindi estensibile, per così dire, e in questo caso noi vogliamo parlare delle case museo che sono più vicine alla Galleria Borghese, anzi addirittura appunto che si affacciano anche sul parco della stessa galleria. La casa di Pietro Canonica e ovviamente il museo Hendrik Andersen, che è il museo che dirigo. Una casa museo non molto grande, ma molto particolare, perché è una casa museo di uno scultore, appunto un artista che ha dedicato tutta la sua vita alla scultura, ma non solo, anche allo studio dell'architettura e dell'urbanistica. Infatti suo è anche il progetto della casa museo. Questa casa ha un prestigioso archivio ancora poco studiato e una documentazione fotografica molto ricca. Fra le foto d'epoca che lui appunto collezionò, diciamo, nel periodo del suo soggiorno italiano, perché era americano, o meglio norvegese, naturalizzato americano, ma poi ha vissuto a Roma dalla fine dell'Ottocento fino al 1940, e in questo periodo visitava i musei, visitava le gallerie, anche la Galleria Borghese, lasciando tracce anche attraverso gli album fotografici, e abbiamo ritrovato una sua foto a cavallo proprio di fronte al piazzale della galleria. Quindi questo argomento è un argomento che ci sta particolarmente a cuore e crediamo che uno studio, diciamo, più approfondito anche dello stesso archivio del museo e appunto della documentazione presente in questa galleria ci potrà permettere di guardare agli stessi oggetti che sono conservati qui e che sono conservati nelle case museo con un occhio diverso, proprio l'occhio di coloro che si avvicinano ai cultural studies e quindi vogliono comprendere anche in una prospettiva più allargata le opere delle nostre prestigiosissime collezioni. Il museo Hendrik Andersen è un museo di scultura fondamentalmente, è una palazzina in stile Liberty costruita su progetto di Andersen stesso. Sorge a due passi da Piazza del Popolo, si affaccia sul Lungo Tevere, è costituita da tre piani e in questi tre piani, appunto in questa dimora, Andersen ha vissuto fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, insieme con la mamma, con la cognata, inizialmente anche con il fratello. Era una famiglia di artisti e quando è morto ha lasciato allo Stato italiano sia la palazzina con tutto quello che contiene l'archivio storico, l'archivio fotografico, le numerose sculture, alcuni disegni e anche molte opere di pittura. Le grandi sculture monumentali di dimensioni imponenti sono conservate nei due, o meglio esposte, nei due saloni principali al piano terra, mentre il primo piano è dedicato alle mostre temporanee, sia per le collezioni e sia per mostre anche esterne.